Avete presente quando si dice al peggio non c'è mai fine? Ebbene, oggi abbiamo raggiunto quella fine. Povi ha pubblicato una canzone che si chiama Liberi di scegliere. E ho deciso, dopo aver sentito i primi 10 secondi, di sentirla con voi, perché è la cosa più potenzialmente fantastica di sempre. Perfetto, si può andare avanti. Mica come ho. Ah, avete sentito il gain, cioè una roba, musica bassa, poi lui arriva sopra, sembra che non ci sia stato il sound designer. Mica come oggi, che passano le leggi. Prima non passavano. Contro la ragione, contro la mente, contro la gente. Ricordiamoci, lui è contrario al DDL Zan. Mica come oggi, e questa dea Unione Europea che ci vincola, poi si divincola, e ai politici li svincola, e a noi ci pungola, ma si arriverà che prima o poi ogni razza si incazza e diventa. Quanto è poetico, ogni razza si incazza, proprio l'apoteosi delle rime che può avere un artista che fa critica sociale, una critica verso le leggi che passano, la dittatura, eh? Diventeremo noi la vera reazione avversa. Liberi di scegliere, liberi, 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 liberi. Mica come oggi, che passano i trattati. Cioè, in pratica si vede che non ha aperto nessun libro di storia perché oggi passano i trattati. Dai governi tecnici al pareggio di bilancio, come una casa aperta a tutti senza regole, e questa dea Unione Europea che ci vincola, poi si divincola, e ai politici li svincola, e a noi ci pungola, ma si arriverà che prima o poi ogni razza si incazza e diventeremo noi la vera reazione avversa. Comunque notiamo come secondo me questo video sia fatto un po' illegalmente perché tipo pieno di gente dietro, alcuni hanno la mascherina, altri non ce l'hanno, che lo guardano. Cioè veramente lo stanno tutti guardando male. Prima avevano la mascherina, alcuni ce l'hanno abbassata, quindi vuol dire che cioè, è illegale sta cosa. Se uno di questi decidesse di far denuncia a Povi vincerebbe, probabilmente. Libertà! Siamo a metà, io non so cosa succederà dopo. Bene, nazionale non multi. Oh, oddio! Liberi di scegliere, liberi, 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 libertà. Domanda, secondo voi l'avranno montato con Movie Maker? Perché queste transizioni sono molto da Movie Maker. Cos'è? L'ideologia dominante è una forma di dittatura. Oh, cazzo. No, Cristo, non ci credo. Io non voglio pensare che questo tizio abbia fatto soldi. Ora, giusto per rovinarsi la vita, andiamo a vedere i commenti. Una voce dolcissima che fa venire i brividi. Bravo, Povia, uno dei pochissimi artisti che osa attaccare la casta. Grazie Giuseppe per questo regalo che ho condiviso con tutti. Libertà. Se tutti gli artisti prendessero posizione alla tua stessa maniera, forse le cose andrebbero diverse. Ciao Giuseppe, sei pulito e bello come la verità e la libertà. Sei un artista speciale che utilizza il talento al servizio della giustizia. Benedetto da Dio, perché beati loro che hanno sete di giustizia e che usano il talento per farne frutto. Boh. Ho finito di piangere. Grazie, basta così.